Buongiorno a tutti, io sono Elena, sono una commercialista di Vicenza e oggi vi voglio presentare il mio corso che si chiama Business Start, che è un corso adatto a tutti coloro che vogliono iniziare la propria attività di impresa. Le tipologie di forme giuridiche che sono presenti in Italia sono sostanzialmente tre. Si tratta di ditta individuale, società di persone, società di capitale, per capire quante tasse si pagano in relazione ad ogni forma giuridica. Partiamo dall'IRPEF. L'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi tutti noi paghiamo l'IRPEF. L'IRPEF infatti cade su tutte le persone fisiche che producono almeno uno di questi redditi. Ora parliamo di INPS, ovvero della contribuzione previdenziale, ovvero la nostra pensione futura. Innanzitutto cos'è l'INPS? L'INPS è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e è un ente che si occupa di gestire la quasi totalità di previdenza italiana. Tutti i lavoratori avrebbero l'obbligo di versare i contributi previdenziali all'INPS, i quali poi in età pensionabile vanno appunto a sommarsi per calcolare la pensione e poi andare a retribuire proprio il pensionato. Parliamo ora di IVA, che è l'acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto. Il funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, cioè dell'IVA, prevede l'obbligo per chi fornisce il bene, cioè sostanzialmente per chi fa la fattura, di addebitare l'imposta al proprio cliente in una percentuale che poi vediamo quant'è.